Ciao a tutti! Ormai non ha più senso neanche cantare l'estate sta finendo, perché è finita da mo' purtroppo, ma diamo il via a una delle mie stagioni preferite, anzi la mia preferita, l'autunno. Io adoro l'autunno, le foglie degli alberi che si colorano, è la stagione in cui ci si veste meglio, tra l'altro. L'estate, per quanto sia top, fa troppo caldo, la gente si veste male, non ci si sa bene come mettersi. In autunno invece escono questi colori, il mattone, il beige, metti il cappottino e stai bene, cioè adoro tutto. È la stagione più moda, l'autunno, c'è l'uva, insomma, io la amo. Poi fa freddo, ma non così freddo, puoi berti le tisane con la copertina, io amo, amo totalmente. Ed è una delle stagioni in cui leggo di più, tra l'altro. Sono dell'idea che le stagioni si abbinino a determinati tipi di libri. Non lo so, in primavera ci vedo molto dei romanzi un po' eterei, un po' sì, che ti danno un po' l'idea del giardino, dei libri che puoi leggerti un po' al parco, storie un po' sognanti. L'estate invece è un po' più di intrattenimento, un po' più frivola, quindi ti puoi leggere il thrillerone, no? Così, libri un po' più leggeri da spiaggia. L'autunno, anzi l'inverno, secondo me i libri belli tosti, i classici, grossi, mattoni, ce lo vedo proprio bene, no? Oppure quei libri proprio da Natale, e Tolstoi, anche Harry Potter, ce lo vedo bene perché è molto natalizio. L'autunno invece è proprio la stagione in cui ci vogliono dei libri più malinconici, più psicologici, pacco polacco, ma non quanto l'inverno. Quindi quei libri un po' che indagano la psicologia umana, gli affetti, ce lo vedo bene come mood. E anche un briciolo di darkness, no? Perché c'è Halloween, quindi anche delle storie un po' più macabrine, ce lo vedo bene. Quindi tutto questo putpurri di roba per consigliarvi 10 libri da leggere quest'autunno. E anche Manila è in estasi. Vieni qua, Manilina! Eccola! Evviva la regina assoluta! E vai, gioca! Si sta divertendo con i topini. 10 libri da leggere quest'autunno. Li ho selezionati per voi. Alcuni sono dei grandi must di questo canale. Altre sono delle scelte che io non avevo mai considerato. Invece ho guardato la mia libreria e ho detto: ah, è proprio autunnale. Iniziamo! Allora, questo è un libro che do per scontato che i trescini abbiano letto tutti, perché ve lo nomino ogni due per tre, ma un libro, secondo me, estremamente autunnale è assolutamente Norwegian Wood di Murakami. Perché? Perché proprio è uno dei libri più tristi che possiate leggere, tristi in modo bello però. È uno di quei libri veramente che scava all'interno della solitudine umana, raccontando una storia di giovinezza però, entrando anche in questo mood dei ricordi, no? Di una giovinezza che fu quella degli anni 60, dove seguiamo le vite di questi universitari giapponesi tra appassionati di rock, di jazz, un po' invischiati con relazioni che finiscono in un battibaleno, ma lasciano ferite profonde, le prime sofferenze dell'età adulta, come può essere ad esempio la scomparsa di un caro amico che decide di togliersi la vita, e anche le insicurezze dell'impegnarsi, sentirsi diviso tra due donne che si amano, e anche la profonda difficoltà di venire a patti con la morte, con la solitudine, la sofferenza, l'esplorazione dell'erotismo. È uno dei grandi romanzi, secondo me, che meglio indaga la giovinezza. Lo fa in modo estremamente malinconico, con quel leggerissimo tocco surreale onirico che caratterizza l'intero Murakami. Murakami lo preferisco quando ci va giù pesante, quando è proprio surreale, tipo Kafka sulla spiaggia o Uno Quoto 4, lo preferisco quando è fuori di testa, però Norwegian Wood cioè, mi ha rubato il cuore, è il mio romanzo dell'adolescenza totale, ed è estremamente autunnale, secondo me. Così come autunnale anche, visto che in autunno ci vedo bene i romanzi un po' più psicologici, rimanendo in Giappone, Musica di Yukio Mishima. Yukio Mishima è un autore che adoro alla follia ed è uno dei grandi maestri della letteratura giapponese. Per quanto io ritenga il suo capolavoro tra quelli che ho letto Confessioni di una maschera, che mi ha dilaniato completamente l'anima, Musica è un interessante romanzo da cui si può anche partire, secondo me, se non conoscete l'autore.
l'autore. È la storia di una psicanalisi, se vogliamo. Ecco, se vi piacciono i romanzi un po' psicanalitici, un po' freudiani, vi piacerà. È il romanzo che racconta la storia di questa donna che non riesce ad ascoltare la musica e è estremamente frigida. Non riesce a raggiungere l'orgasmo durante il rapporto sessuale e la sua repulsione con la musica ha a che fare effettivamente con la sua incapacità di provare piacere, derivata naturalmente da conflitti psicologici e da conflitti di coppia. È un romanzo particolarissimo, soprattutto nella bibliografia di Mishima. Non è il suo più riuscito, ma comunque l'ho trovato veramente interessante. Una prospettiva nuova per un autore che sa essere bello carnale. In questo caso invece il romanzo è molto freddo, è molto cupo anche a tratti, ma la storia ha anche il fascino di un giallo psicologico, un po' hitchcockiano anche. L'Hitchcock è un po' più psicologico, come ad esempio Marnie. Se vi piace quel genere, secondo me musica potrebbe piacervi. Rimanendo sempre in Oriente, ma cambiando nazione, trasferendoci in Corea del Sud, un romanzo che vedo molto autunnale è assolutamente La Vegetariana di Han Kang, un altro romanzo di complessi psicologici, dove seguiamo la protagonista che apparentemente da un momento all'altro, ma in realtà è una sofferenza che cova dentro da più tempo, inizia ad essere dilaniata da dei sogni ricorrenti, da degli incubi che le impediscono di inizialmente di mangiare carne e quindi ad adottare una dieta vegetariana, ma poi a rifiutare il cibo solido. Ed è un po' un grido d'aiuto che non viene compreso dai familiari, in particolar modo dal marito, e dove, diciamo, il crollo psicologico della protagonista viene interpretato come quasi una cosa da nascondere, no? O un capriccio che pone in imbarazzo il nucleo familiare così ben composto. Ma ecco, diciamo che a volte è necessario anche togliere le barriere dei rapporti umani, come li intendiamo freddamente, per liberarsi un attimino, no? Ed è un libro veramente sofferente, doloroso, che però ci vedo molto bene in autunno, perché appunto io lo associo molto a queste letture che scavano nella psiche umana anche in modo abbastanza morboso, come in questo caso. Diciamo che probabilmente, per quanto La Vegetariana sia il più famoso e iconico dell'autrice, io gli preferisco Atti Umani, che invece è un romanzo più corale, però grandissima scrittrice Han Kang, anzi non vedo l'ora di leggere altro di suo. Poi, invece, se non volete cose troppo morbose, un romanzo che comunque ci vedo bene in autunno perché è malinconico, ha a che fare con i ricordi, con la famiglia e che funziona bene, e soprattutto è uno dei miei libri preferiti, è Lacci di Domenico Starnone, che è un romanzo sui legami. I lacci del titolo, infatti, sono effettivamente i legami familiari, ma anche i lacci delle scarpe. Una metafora bellissima questa, che è un po' sulle questioni irrisolte tra generazioni, tra padri e figli, perché sono i genitori, no, a insegnarti ad allacciare le scarpe, ma se te lo insegnano male, poi finisci con il non camminare bene, il camminare storto, e quindi cresci senza poter crescere appieno, veramente. È un po' questo il cuore del libro, che è un libro veramente straordinario, che io ho letto un po' perché era un romanzo di cui si parlava tanto all'epoca della lettura, di cui sapevo poco, ed è uno di quei libri che mi ha fulminato dopo che l'ho terminato. Bellissimo. Ma se siete curiosi, c'è la recensione sul mio canale anche. E poi è uscito il film, che non ho ancora visto, quindi fatemi sapere se ne vale la pena, se l'avete visto. Poi, psicologia, introspezione, ho pensato un po' anche a Carrera, no? Soprattutto ai suoi libri degli anni 90. Però L'Avversario, La Settimana Bianca, ve li ho consigliati troppe volte. Quindi ho deciso di andare da un Carrera minore, che però è estremamente interessante ed è un po' pirandelliano, se vogliamo. Il libro in questione
citazione è I baffi, di appunto Emmanuel Carrère. È un suo romanzo degli anni Ottanta. Se non era proprio il suo primo romanzo, dopo alcuni saggi di carattere cinematografico. I baffi è un romanzo molto pirandelliano all'apparenza, nel senso che c'è quest'uomo iperborghese, felicemente sposato e con tanti amici, che fanno le cose chic, tipo andare a teatro tutte le sere, e lui è riconosciuto per i suoi baffi prominenti. Un giorno, per giocare un po' e vedere la reazione scioccata di sua moglie, che immagina diventi scioccata, si rasa i baffi per vedere come sta. Ecco, si toglie i baffi, lui va dalla moglie così, contentissimo, e la moglie tipo reagisce: ma che fai? Ma che c'è bisogno di urlare così? Di fare Non c'è bisogno. Come descrivo io Carrère? Nessuno, comunque. Nel libro è scritta meglio questa cosa, fidatevi. Quindi la moglie non si sorprende del fatto che quest'uomo si sia tolto i baffi, nonostante erano veramente predominanti. E allora lui dice: ma come? Ma mia moglie non si è accorta che mi sono tagliato i baffi? Lei che diceva sempre, tra l'altro, che mi amava per i miei baffi? Com'è possibile? No, la tizia fa finta di niente. Allora dice: boh, mia moglie sarà un po' distratta. Però anche gli amici non gli dicono niente. Nessuno gli dice niente. E quando lui a una certa dice: ma scusate, ma non avete notato che ho tagliato i baffi? Tutti i suoi conoscenti dicono: tu non hai mai avuto i baffi. Da lì in poi parte un delirio interiore su quest'uomo che si chiede: ma io chi sono? Ma cosa sono? Fino ad arrivare a uno dei finali più scioccanti probabilmente della storia della letteratura, nel senso che tu lo vedi e dici: io la storia già la conoscevo, perché prima di leggere il romanzo, che io ho letto tantissimo tempo fa, perché l'avevo preso in biblioteca nella vecchissima edizione Teoria, avevo visto in realtà il film, sempre diretto da Carrère, L'amore sospetto, e non c'era quel finale lì. Che invece c'è nel romanzo, ed è bello strong. Ok, quindi prima volta che l'ho letto ho detto: cosa? Però comunque questa indagine psicologica, esistenziale, anche un filo grottesca e macabra, si adatta bene al clima autunnale, così come ci si adatta a un altro grande libro cinico e sarcastico che io adoro, Il mio anno di riposo oblio di Ottessa Moshfegh. Questo libro continuerò a ritenerlo geniale, e ha ragione tutto l'hype che si è creato attorno, perché io l'ho letto ed ero esaltatissimo. Allora, è la storia di questa ragazza che si può definire it girl, come in America chiamano le ragazze che non è che lavorano nell'intrattenimento, ma che diventano inconsapevolmente, cioè per vari motivi, delle fashion icons, come ad esempio Paris Hilton o Nicole Richie, quelle ragazze che sono alla moda. La protagonista infatti è una it girl di New York a inizio degli anni 2000, lavora in un museo d'arte contemporanea, è straricca, piena di abiti firmati, è bella da morire, insomma ha una vita perfetta. Ma a lei non sta più bene, non le sta più bene, quindi perché decide di fare il reset totale, decide infatti di cambiare la sua vita da zero, e quindi opta per la scelta fuori di testa di passare un anno sabbatico in balia degli psicofarmaci. Quindi lei prende sonniferi a tutto spiano per dormire un anno intero, fa proprio reset, con l'idea che si sveglierà un anno dopo pronta per ricostruire la sua vita. Allora, l'idea è assurda, lo svolgimento è pazzesco, soprattutto quando ci sono dei personaggi indimenticabili, come la psicologa Dottor Tuttle, che è la psicologa peggiore mai apparsa nella storia della letteratura, e l'umorismo cinico di Ottessa Moshfegh che mi fa spezzare, è meravigliosa, è crudele, elegante, è un libro che io ho adorato. E tra l'altro i rumor dicono che dovrebbe uscire la trasposizione cinematografica diretta da, attenzione, Yorgos Lanthimos, e io sono in estasi, perché è l'unico, secondo me, che sarebbe in grado di farne un film da questo libro, perché c'è lo stesso senso dell'umorismo, e quindi volo, guai se cambia regista, deve essere lui a farlo, e sono contento che lo faccia effettivamente lui. Poi, però vi dicevo che in autunno ci vuole anche un po' di horror. Di horror perché arriva Halloween, quindi ci vuole un po' di spooky stories. E allora, ecco, ve ne ho selezionate due. Una per chi ama le atmosfere
più orientaleggianti, quindi quegli horror un po' alla The Ring, The Grudge, il cinema horror giapponese, basato sulle atmosfere e non tanto sullo spavento. L'altro invece è un classicone. Allora, il classicone, lo conoscerete tutti, ma se non l'avete letto, leggetelo, è Carrie di Stephen King, che io amo alla follia, soprattutto per il fatto che io avevo visto il film prima di leggere il libro, il film quello degli anni 70 di Brian De Palma, e ero rimasto sorpreso dal fatto che il romanzo sia costruito interamente da documenti, o per la maggior parte del tempo da documenti, ad esempio dichiarazioni in tribunale. È molto affascinante che come è costruito. La storia la conoscerete tutti, è la storia di Carrie, che è una ragazza adolescente, nata in un contesto iperreligioso, sua madre è una sorta di fanatica religiosa, tutto per lei è peccato. Quando la povera Carrie conoscerà il dramma del primo ciclo mestruale, lei lo vive come una tragedia perché sua madre non ha mai spiegato cosa succede alle ragazze quando raggiungono l'adolescenza, lei pensa di morire, le compagne di classe, che ovviamente già sanno tutto vedendo Carrie scioccata, la prendono in giro, quindi bullizzata arriva a casa dalla madre e le dice: scusa mamma, ma perché, perché mi succede sta cosa? Quindi oltre che bullizzata si prende gli schiaffi dalla madre, perché secondo la madre avere il ciclo è peccato. Insomma, è un contesto un po' strano in cui appunto Carrie vive da emarginata totale. In classe è vittima di bullismo, sua madre la picchia, la costringe a pregare tutti i giorni e diciamo che il destino però riserva per Carrie la possibilità di vendicarsi. Carrie infatti inizia a conoscere più se stessa e in particolar modo capisce di avere un potere che gli altri non hanno, il potere della telecinesi. Noi sappiamo tutti cosa succederà al ballo scolastico, il ballo drammatico in Carrie, lo sguardo di Satana. Ecco, anche nel libro succede questo, quindi la storia è arcinota, ma lasciarsi cullare nelle sere, nelle notti di Halloween con la scrittura superba di Stephen King, con un'ottima storia, tra l'altro secondo me, perché è geniale la storia di Carrie, di come alla fine un racconto di terrore diventi una bellissima metafora della tragedia del diventare adulti in una società malsana, che è un po' tra l'altro anche un leitmotiv di molta letteratura di Stephen King, ad esempio anche il suo Ossessione, che è uno dei suoi più belli secondo me, ed è inspiegabile la scelta dell'autore di ritirarlo dal commercio, ok, che quei ragazzini con le armi della Columbine ce l'avevano nello zaino prima di fare la tragedia, ma comunque poteva essere quel libro così come il giovane Holden, non è senso, non è la letteratura che ti spinge a fare i massacri, ecco. Quindi, quando Stephen King racconta queste storie di difficoltà e di crescita, anche Stand By Me, ad esempio, è un po' un suo punto che lui affronta molto bene, secondo me, e in Carrie ce la fa. Cioè, non è semplicemente una storia dell'orrore, è qualcosa di molto più profondo. Il libro, invece, che consiglio a chi ama le storie più atmosferiche in campo di terrore, La casa impura di Ono Fuyumi, ideale per chi ama gli horror giapponesi, anche perché è iper giapponese questa storia, si basa proprio sull'idea dello yokai come l'oggetto maledetto, no? O comunque la maledizione che quando scopri ti colpisce, è un po' sul genere Ju-on the Grudge, e devo dire che per quanto appaia lento, atmosferico, questo libro dà i suoi strascichi quando lo finisci. Quando finisci di leggerlo, effettivamente ti lascia un po' di tensione, di terrore addosso, e secondo me significa che è stato fatto un buon lavoro. Poi adoro anche il fatto che il libro sia un po' mockumentary, nel senso che l'autrice Ono Fuyumi è effettivamente il narrante del romanzo e fa a se stessa, cioè è una scrittrice e parte questo viaggio alla scoperta di un mistero gigante, che è quello di un appartamento maledetto, a partire da una lettera che una fan le spedisce. Quindi anche questo trick del finto documentario in forma libro a me ha fatto impazzire quando l'ho letto.
Un libro invece molto autunnale, perché è autunno un po' meditativo, un po' malinconico, molto immerso in questa natura che si tinge di colori gialli, rossi, arancioni, Stagno di Claire Louise Bennett, il classico pacco polacco dove non succede niente, ma quel niente che viene raccontato è magnifico. Questo è il libro che consiglio a chi ama Virginia Woolf. Se trovate Virginia Woolf pesante, non leggete Claire Louise Bennett. Ovviamente non è la stessa cosa, cioè Virginia Woolf è un mostro intoccabile della letteratura, però questo Stagno me l'ha ricordata molto, cioè è un romanzo di pura, non dico meditazione, però un po' flusso di coscienza, di questa donna che vive in solitudine in un cottage e pur non succedendo niente, tutto quello che le sta attorno le evoca qualcosa. È veramente magica come lettura, certamente non per tutti, ma a me ha evocato molto, l'ho trovato molto conciliante, quindi ve lo consiglio. L'ultimo libro, sempre nel tono un po' malinconico, autunnale, i ricordi, la famiglia, mi evoca un po' quello l'autunno, ve l'ho già detto, che vi consiglio questo libro bellissimo, Brevemente risplendiamo sulla terra, di Ocean Vuong. Ocean Vuong è un autore americano di origini vietnamite, quindi è di seconda generazione negli Stati Uniti. Sua madre invece è scappata insieme alla nonna dal Vietnam per trovare fortuna negli Stati Uniti. Sua madre è una donna che parla vietnamita stretto, non ha mai imparato l'inglese, e invece Ocean Vuong, diventato poeta e scrittore, sa calibrare molto bene la lingua, naturalmente, e decide di scrivere una lettera, che alla fine è il romanzo, una lunga lettera alla madre con la consapevolezza che lei non la potrà leggere, perché la scrive in inglese. Eppure, nonostante questo profondo divario di comunicazione, emerge tantissimo il profondo rapporto che si crea tra madre e figlio, soprattutto in relazione con altre scoperte, altre consapevolezze legate alla crescita, all'integrazione, come ad esempio anche la scoperta della sessualità, il sentirsi emarginati in un contesto chiuso. È un romanzo molto vivido, molto poetico, cioè il fatto che Ocean Vuong sia un poeta lo si percepisce tantissimo nelle grandissime descrizioni liriche. C'è una scena di sesso nel libro che mi è rimasta molto impressa per come è descritta, con queste falene che ruotano tutto attorno alla stanza, è molto evocativo. Deve un po' piacervi questo stile un po' roboante, però secondo me l'autore lo gestisce molto bene. È poetico, ferisce, è bello da leggere, molto pittorico, ve lo consiglio, però capisco che possa non far per tutti anche in questo caso. E quindi niente, queste erano 10 letture che vi straconsiglio per l'autunno. A voi cosa piace leggere in autunno? Fatemelo sapere. Spero di avervi dato qualche stimolo utile, qualche consiglio interessante. Fatemi sapere se c'è un libro che vi ha attirato in particolar modo e se siete d'accordo con me. Io vi mando intanto un bacione e vi aspetto al prossimo video. Mua! Ciao ciao!